Vraschi, con Fabio Geda, che è l'autore di questo romanzo che ha venduto 450.000 copie, che Nel mare ci sono i coccodrilli, che è uscito nel 2010 per Baldini e Castoldi, a cui si è riferito proprio Vraschi per scrivere il brano, e poi Roberto Mancinelli, presidente di Minimal, manager e produttore, e quindi con loro sono cercato di capire un po' meglio come sono nate le varie cose. Credo che l'emozione, la bellezza, la paura di essere qua. Buongiorno a tutti. L'emozione è sicuramente tanta, è tanto tanto bello essere qui e vivere questo momento, anche se era molto difficile da dire, cercherò di farlo con così, buttandomi e basta dentro questa cosa e pensando il meno possibile. E quindi è così. Ok, grazie. Vogliamo raccontare come è nata questa collaborazione, che in realtà non è una collaborazione, perché io è venuto a sapere dopo della tua decisione di trarre questa canzone dal romanzo. Sì, io ho letto il suo libro e mi sono innamorato del suo libro, e ho voluto chiamare la mia canzone con lo stesso titolo, perché fondamentalmente parla dello stesso argomento, lo sfondo, la storia sullo sfondo è la stessa, cioè le persone che con un gommone dentro quella barca, e quel gommone ci mettono un po' la loro vita, i loro sogni, e quindi questa è la sua canzone. Poi in realtà la mia canzone è piuttosto catchy, se mi passate il termine, dice quanto mi considero fortunato ad essere nato da questa parte del mare, dice quanto tutto sia frutto di una casualità e di un destino indecifrabile, ecco. Fabio, vuoi raccontare come sei venuto a sapere del tutto? Ma allora mi hanno chiamato un giorno dicendo: ma guarda che ci sarebbe una canzone che va sempre. C'è un personaggio strano questo. Esatto, che tratta dal tuo romanzo, e voleva sapere cosa ne pensi, voleva sapere se hai voglia di dirci qualcosa, semplicemente. Così me l'hanno mandata, l'ho ascoltato, ho letto il testo. E ho pensato che era straordinario il fatto che una storia che io avevo scritto ormai 8 anni prima e che era arrivata in tante case fosse poi stata racchiusa nella musica, nel testo di una canzone. Però guarda, io penso sempre che nel momento in cui un libro è pubblicato non appartiene più allo scrittore, ma appartiene agli altri, no? E sapere che viene trasformata e continua a vivere sotto quelle forme, per me è assolutamente straordinario. Aggiungo solo che per me, che ho la fortuna di essere presidente di Area Sanremo, c'è ovviamente un motivo di gioia particolare quando noi ascoltiamo i ragazzi, non